Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Siamo in attesa delle prime ufficializzazioni per quanto riguarda il mercato del Bari. Questo pomeriggio ne parliamo con l'ex calciatore biancorosso, attuale opinionista Mediaset, Antonio Di Gennaro. Buon pomeriggio, Antonio. Ciao Cristian, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. 080 501 9998, il numero per intervenire in diretta. Ti dico subito, Antonio, che stanno arrivando numerosissime Io mi domande sono sulla messo in pagina Facebook maglietta, del TV di solito vado in Sport. giacca, però oggi è troppo caldo, mi Maglietta. sono messo in maglietta. Quindi come Antonello Raimondo nei giorni Sì, l'ho visto scorsi, stamattina, in effetti è anche bello tirato. Sì, magari lanciamo No. un sondaggio, chi Sì. preferite, Antonello Raimondo o Antonio Di Gennaro? In ogni caso, Antonio, sei in ferie, Stiamo riprendi. finendo coi camp, quindi poi sì, sabato vado un po' al mare, però insomma, dato che sono vicino, faccio sempre qualche capatina a Bari per così. Tanto la tifoseria biancorossa è in trepidante attesa dei primi colpi di mercato. Il 12 si parte per il ritiro di Bedollo e mancano ancora le prime ufficializzazioni. Sì, credo però a giorni dovrebbero Sì. arrivare, diciamo, le Ufficializzazioni, sì. ufficializzazioni dei primi acquisti. È normale che c'è così un po' di, non dico di scetticismo, ma anche curiosità, perché c'è un allenatore nuovo, molto giovane, e questo credo che incuriosisca tutti, compreso io. Però le cose si fanno con calma, con pazienza, perché anche per le passate stagioni, magari la fretta oppure magari non la coesione che c'è stata, magari può risultare negativa. Quindi, però è normale che prima del ritiro almeno la squadra deve avere una sua, diciamo, fisionomia, oppure almeno l'80% dovrebbe essere così. Abbiamo intanto un primo ascoltatore in linea, pronto? Pronto? No, abbiamo perso il nostro ascoltatore, allora proviamo a recuperarlo. Intanto arrivano le prime domande, vorrei chiedere, lo fa Dario, a Di Gennaro cosa ne pensa di Mastur svincolato dal Milan, se può fare alla causa del Bari. Mastur è un giocatore, un talento che fino a 2 o 3 anni fa era veramente su tutti i video per le giocate, Sì, delle giocate incredibili. le qualità che aveva fatto vedere. È un 98, ma non lo so, si è un po' perso, si è visto anche poco. Sì, un Credo pochino. che potrebbe essere un qualcosa in più. Inizialmente la squadra ha bisogno di altro. Giuseppe invece ti chiede, secondo te, quale calciatore dovrebbe prendere il Bari? Quale dovrebbe essere la priorità e quello che è essenziale, che non dovrebbe mancare nella prossima rosa? Ma si parla tanto del centrocampista, un regista veramente che abbia un po' una certa esperienza e tempi di gioco. Manca da Ovviamente anni qui un regista, manca, sì, manca da da anni. anni, diciamo, si è Un un po' regista di qualità, sì. sopperito a giocatori che magari potevano fare le due fasi, però più quella fase di recupero palla, di interdizione. È normale uno che detta i tempi, che prenda anche un po' in mano la squadra, che abbia anche la capacità di rischiare a volte il passaggio, proprio di, diciamo, l'uomo guida. E non è semplice perché sentivo anche in questi giorni, anche dalle vostre emittenti, Di Gennaro, che è un giocatore sicuramente che aspira magari a giocare anche in Sì, Serie A, ha Serie fatto A, molto bene a Cagliari. anche richieste dall'estero. Esatto, poi c'è ovviamente un Un ingaggio contratto importante. importante, quelle sono valutazioni che poi spettano la società. Certo, con Di Gennaro potrebbe essere già una base Eh sì, soprattutto anche perché. per far giocare bene gli altri, perché sono giocatori che poi fanno giocare bene anche gli altri, Anche questo è molto perché il calciatore importante. svincolato sarebbe il classico calciatore che poi Antonio ti fa fare con quel salto di Sì, qualità. poi mi sembra sia un 88, quindi ancora abbastanza, cioè 29 anni, può fare minimo 3 anni a certi livelli, poi non ha avuto grandi infortuni. Ricordiamo che lui nasce come trequartista, Sì. poi l'hanno portato come regista e l'anno scorso a Cagliari si intervallava proprio in questo doppio ruolo e ha fatto anche molti gol, bravo nelle punizioni, cioè un giocatore di qualità. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Buonasera. Ciao, buon pomeriggio. Salve. Volevo fare una domanda a mister Di Gennaro. Due domande. Per quanto riguarda Maniero, io ti chiamo sempre i siciliani tutte le mattine, ma dico solo questo, perché Manieri, mister Di Gennaro, va allontanato? Va allontanato, va chiuso. Poi vorrei fare una domanda ancora più piccante per quanto riguarda quando ho giocato il calcio nell'era di Salvemini. Mi ricordo questa una cosa. Perché Tovalieri è stato allontanato nell'era con Igor Protti? E dico solo questo, ha fatto Maniero, sto facendo la stessa fine di Igor Protti quando segnò 17 gol. Perché Tovalieri con Igor Protti? Grazie, Comprendi? grazie. Tra presente, passato. Allora, andiamo Ma con io ordine, di Antonio. Sì. Sandro non so quello che è successo all'epoca con Igor Protti. So di certo che Sandro Tovalieri e Igor Protti erano una coppia fantastica, che Sì, poteva mamma mia. giocare anche in altre squadre, anche più, diciamo,
diciamo, tipo, insomma, anche più blasonate, non che il Bari non lo sia, non lo fosse all'epoca. Quindi di Maniero, beh, è arrivato con grandi credenziali dopo l'esperienza di Pescara, qui per vari motivi non si è inserito, un po' per magari problematiche sue, un po' inerente alla squadra, il gioco, tutte queste cose. L'anno scorso poi ha fatto un'annata un po' particolare perché doveva già andare via a gennaio, sì. E quindi rimanendo con l'arrivo anche di Rajčević, anche se poi si è fatto male, Floro Forest che doveva essere il leader giustamente, e quindi si è un po', diciamo così, non dico lasciato andare, ha perso un po' anche di motivazione. Credo che da quello che si evince che sia un po' finito il suo sì, ciclo a Bari. Anche perché va in scadenza il contratto, Antonio, tra un anno, quindi... O gli fa il contratto, sì, altrimenti devi vendere. O lo cedi, quindi è molto vicino il suo passaggio. Anche perché poi c'è un contratto Novara, importante, sì. Sì, e lì ovviamente si dovranno valutare bene appunto nella trattativa sia la squadra che lo compra e anche il Bari, perché sono situazioni queste che purtroppo ci sono. Antonio, ti chiedo se alla fine sarà il mercato in uscita soprattutto il problema principale per Sean Sogliano, perché poi non sarà facile magari piazzare dei calciatori dall'ingaggio importante, elevato, penso ai Cassani e ai Moras che hanno deluso la passata stagione, ed è difficile anche magari poi trovar loro credo, una collocazione. Credo che qualcuno resterà, perché dare via tutti, come dicevi tu, non è un discorso neanche di vendere, perché difficilmente possono comprare giocatori. Poi avendo un contratto importante, anche lì devi trovare una trattativa, diciamo una risoluzione, magari ti accogli un po' di ingaggio, quindi sono valutazioni che poi Sogliano, un direttore sportivo esperto, sa benissimo come fare. E credo anche le uscite, perché poi questi contratti, se riuscissero magari a toglierseli, potrebbe essere importante anche per poter anche operare in un mercato. Poi ci sono i giocatori dove poter prendere, diciamo, di poter fare, diciamo, non dico una plusvalenza, ma prendere del denaro, che sono Micaio o Galano, il resto difficilmente puoi andare a prendere. Sì. Sì, Salzano è tuo, però non so che valutazione possa avere. Certo. Ecco, se arriva un'offerta importante anche per Micaio, parlo di 1,5 milioni, 2, c'è da pensarci. Ha fatto benissimo, un portiere che qui veramente si è valutato alla grande. Però in questi casi, con una problematica anche economica, che non è soltanto del Bari, sì, sono tutte, in tante squadre, ecco, B. Per fare mercato ci può essere anche questa rinuncia. Però poi c'è l'allenatore, c'è il direttore sportivo, insieme devono valutare, perché la squadra si parte dal portiere. Certo, su Galano c'è il forte interesse del Foggia, però il Bari ha già fatto capire che non cederà il calciatore, Cristian... a meno di offerte clamorose e rinunciabili, però soprattutto, Antonio, dalla massima serie, magari puoi rinforzare una squadra come il Foggia, non è il massimo. Sì, anche lì c'è il discorso economico, anche Galano, perché secondo me è un talento. Io mi ricordo la partita l'anno scorso contro il Benevento, mi esaltai proprio nel vedere, sì, i tre davanti. Io li avevo chiamati lui il talento, il professore Brienza e il fenomeno Floro Flores, perché in effetti quella partita lì veramente entusiasmò tutti, anche con delle situazioni di difficoltà, perché subimmo anche tre gol, però vedi una, sì, squadra però davanti, che vinse squadra in un campo difficile, proprio da squadra, da compatta, e con questi tre che bene o male esaltarono le loro caratteristiche. Cristian è un giocatore, è un talento che forse, lo dissi anche in un post, forse non si rende ancora conto lui di quanto è bravo. E questo è un fatto di personalità, di testa, che ovviamente lui ha 25, 20, vai per i 26 anni, è ancora in tempo, perché la continuità poi è quella che può consentirgli di arrivare sempre più in alto. Però credo che se non dovesse andare via, mi sembra sia un cardine, sì, di questa squadra. Sì, è assolutamente un punto fermo. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Buon pomeriggio. Ciao, sono buon pomeriggio. Antonio da Modugno. Un cordialissimo saluto di Gennaro. Buongiorno. Un ex indimenticabile, scusate. Grazie. Anche il cane è nervoso come me, perché non vede niente di buono. Lo sentiamo, all'orizzonte. Ci vuole un po' di pazienza. Io mi auguro, lo so. Un'altra cosa, Cristian, dobbiamo sistemare una buona volta la rassegna stampa. Vogliamo vedere e sentire chi fa la domanda al mister, al presidente, perché sistematicamente non si sente la domanda e si sente solo la risposta. Noi vogliamo sapere una cosa e l'altra. Va bene, va bene, va con bene. Tutti i tecnici che abbiamo disponibili, mi sembra anche facilissimo fare una cosa del genere. Passatemi il telefono, il microfono, grazie. Ascolteremo il tuo consiglio. Alle volte in conferenza stampa è chiaro, i microfoni sono tutti puntati ovviamente sul diretto interessato, quindi
facciamo fatica magari poi a far sentire quelle che sono le nostre domande. Altri messaggi: Marino, centrocampo a tre, Desi, Fossati, Tello. Antonio ti chiede se sarebbe un centrocampo ben assortito. Bel centrocampo di qualità, di gamba, capacità anche di inserimento. Desibe è un giocatore che non si capisce il Napoli dei 6 anni che è suo e lo dà Sì, sempre via. Certo, non insomma, il ci Napoli ha dei conta. centrocampisti importanti, però un giocatore che nella massima serie ci potrebbe stare, se dovesse tornare a Bari, credo sia sarebbe veramente un grande colpo, anche se è un rientro, ma è un rientro ben Il accetto. Napoli vorrebbe mantenere comunque il controllo del calciatore, quindi sarebbe più propenso a Lo vuol dare cederlo proprio in via in Serie anche. B, Lui però, ho perché. letto anche del Frosinone, sai, il Frosinone è una squadra che sta facendo le cose dopo la beffa, perché, cioè, parliamoci chiaro, tanti diciamo, il Bari l'anno scorso, l'ultimo mese ha giocato male, tutto, ma il Frosinone ha preso una botta mica da ridere. Cioè, allora, Era in non testa perché bisogna per andare a buona parte vedere del in casa campionato, d'altri, sì. però ecco, purtroppo nel calcio a volte succedono anche certe situazioni. Ha perso un campionato incredibile perché secondo me era la squadra più forte insieme al Verona e quindi abbiamo visto poi nei famosi playoff come si può perdere una partita 9 contro Incredibile, 11 contro vero, il Carpi, incredibile. che era arrivato in un campionato abbastanza anomalo. Quindi certo, Desi, poi con Fossati, Fossati ha vinto il campionato con il Verona e credo che poi, insomma, ce lo ricordiamo anche la remontata, è quello che è proprio il regista della squadra. Sì, è il classico regista, non sarà Di Gennaro, per un regista Tei è che un sicuro giocatore può fare al interessante, caso del Bari. un Lo conosci, giocatore l'hai visto giocare questo interessante Teio? che sicuramente abbina un po' tutte le caratteristiche di un centrocampista. E poi sai, si deve poi trovare amalgamarsi qui, magari venire a Bari, sanno che ovviamente c'è la volontà di fare un campionato importante, e quindi credo che, però mi sembra un profilo che potrebbe essere diciamo giusto nel centrocampo. Se poi ci dovessero essere anche Fossati, ma la vedo dura, e anche È Desi tosta, sì. Per sarebbe quanto top. riguarda Tello, sì, la trattativa è addirittura d'arrivo con la Juventus. Su Fossati c'è stato un sondaggio con il Verona. Per quanto riguarda Desi, l'accordo con Napoli c'è, Antonio, un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il giocatore ha fatto intendere che in Serie B accetterebbe solo la destinazione Bari, però in questo momento aspetta una chiamata dalla massima Sai, quando serie. parlano i giocatori ultimamente, cioè, Non devo stare attento perché vero, sentivo Donnarumma, vero. Bernardeschi, Borja Valero, cioè Per quello è molto legato alla oggi, piazza di Bari, ma però è magari chiaro. è così, In per questo l'amor di momento Dio, è però chiaro, il calciatore io aspetta. Le sono un po' adesso, un po', prendi un po' con le pinze sto un po' queste. attento perché dopo quello che si è letto e vissuto in quest'ultimo periodo, insomma, beh, lasciamo perdere. Chiaro che in ogni caso il calciatore aspetta l'occasione della massima Sì, sì. serie. La meriterebbe, c'è anche il Sassuolo del suo allenatore Bucchi a Beh, Perugia Buchi, sì, esatto. che lo Ecco, sta vedi, seguendo da anche lì una vicino. scelta di Buchi in Sassuolo, una squadra che ha fatto benissimo, va via un allenatore che proprio è cresciuto nel Sassuolo, vogliono creare questa, diciamo, e ripercorre una certa filosofia, non so i risultati perché credo che Di Francesco ha fatto il massimo arrivare in Europa Sì. League, però questa è una continuità di lavoro, ovviamente rapportata a una società che ha già una struttura, sia di società, ma anche a livello proprio strutturale di centro sportivo e quant'altro. Un altro ascoltatore pronto, chi c'è in linea? Sì, ciao Cristian, Nicola, Ciao saluta al Nicola. grande Di Gennaro. Buonasera. Io penso una cosa, invece non lo so adesso quanti giocatori verranno presi dal dirigente Sogliano, però invece di prendere il 15, ne prendesse qualcuno in meno, però secondo me la vendita di Mikai non va fatta, perché se il Bari vende Mikai, il Bari non ha fatto campagna, perché secondo me se viene un altro portiere, si è visto l'anno scorso quando Stellone faceva il turnover con l'altro, la squadra ha perso completamente sicurezza, perché il portiere è quello che dà sicurezza alla difesa. Mikai è già un anno che sta a Bari, quindi ha già esperienza, è un buon portiere. Secondo me, cioè, vendere Mikai sarebbe un danno enorme, vuol dire indebolire il 50% la squadra, perché poi non è facile trovare un altro portiere che si ambienti, che abbia la stessa sicurezza. Secondo me Mikai va tenuto. Si vendesse Grazie, qualche altro giocatore. grazie Nicola. Faceva No, prima ma sì Antonio un discorso un po' più ampio, no, in caso ovviamente il ovviamente di portiere, l'ho detto offerte prima, si inizia dal irrinunciabili portiere, no, a proprio. fare la squadra. È normale che, diciamo, come giocatore che può dare qualche denaro, l'unico, è Sì, uno dei pochi Mikai, il si è resto fatto il dice è nome di Galano, difficile. Sabelli purtroppo si è Galano, Sabelli si è infortunato, quindi. infortunato, quindi Salzano anche lui, insomma, quest'anno non ha Sì, reso un come al pochino. Crotone, quindi, però devo dire che in effetti se c'è la possibilità di investire senza vendere Mikai, è normale che debba rimanere. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria tra poco.
Secondo spazio del Biancoloroso TV Sport con Antonio Di Gennaro, 0850199998, numero per intervenire in diretta. Ancora messaggi dalla pagina Facebook del TV Sport. C'è Nicola che dice: mi piacerebbe vedere Antonio in società. Contatti, qualcosa o nulla, Antonio? A settembre vado in società a salutare il segretario. No, nessun contatto. Ho conosciuto il presidente, ma a settembre scorso. Sì. Abbiamo parlato anche di tutto e parlava appunto anche del discorso stadio, che è sicuramente il progetto industriale, che sicuramente è quello che potrebbe, anzi, sicuramente è quello che farebbe partire veramente la macchina in maniera diversa. E poi ho conosciuto Sogliano, mi sembra ad agosto, ho rivisto Sogliano, sì. Poi per il resto non ho mai avuto contatti con nessuno e quindi sto leggendo e valutando appunto. E che piano piano sta cercando di formare la società, che è quella delle figure che mancano. Sono arrivati due professionisti da Vicenza, sì, legati soprattutto a Sogliano. Cometti, sì. Che lavorava a Sky con me all'epoca, è una persona seria, ha lavorato anche a Verona e quindi un profilo diciamo di grande professionalità. L'altro non lo conosco. E poi sto leggendo, ora Antonio Lippelli sì, potrebbe prendersi esatto, il controllo già della ha grande esperienza, Antonello che è in società, ha fatto anche questo lavoro in altre parti, e grande anche lui professionalità, e oggi ho letto di Gennaro sì, Del Vecchio, che potrebbe anche lui è stato contattato, lui, sì, magari potrebbe guidare anche le figure anche la servono primavera. Anche per dare una certa diciamo quadratura, una certa struttura alla società, piano piano, d'altronde per costruire è sempre più difficile che mettere poi in pratica, quindi la Serie A bisogna costruirla, perché in tutti i sensi, tutti i settori, societari, giocatori, sembrare frasi fatte, però Antonio, se non c'è una società forte alle spalle è poi difficile, no, che anche oggi in campo oggi è fondamentale, ma per tutti, infatti anche le grandi squadre che hanno cambiato proprietà, fra tutti l'Inter e il Milan, stanno proprio cercando e stanno valutando prima il management, la struttura, poi ovviamente gli investimenti che devono essere fatti sia a livello tecnico che a livello strutturale, ma questo fa parte un po' di tutti. La Juve ha insegnato, no? Quando è ripartita, 6 anni fa, è ripartita proprio da questo concetto. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, buonasera, un saluto a tutte e due. Ciao, buon pomeriggio. Comunque non si vedono né il portiere, né Galano, o se no la squadra va a pezzi. Perché stanno parecchi giocatori che vogliono venire a Bari e non si prende nessuno, perché martedì prossimo andiamo in ritiro e non c'è nessuna conclusione. Grazie, buonasera. Grazie, lo dicevamo prima, ci vorrà un po' di pazienza, anche perché, ripeto, Antonio, il Bari non è quella società che può andare sul mercato come le altre andare, sì, e far la voce grossa, quindi comunque bisogna attendere l'occasione giusta. Non per spezzare una lancia, ma è difficile oggi fare mercati, sì. Ma è sempre stato così, a parte diciamo quando c'è stato il Cagliari, che poi è arrivato subito in Serie A, vedi lo stesso Frosinone è investito perché poi ha avuto una mazzata che è rimasta. Sì, poi ovviamente le squadre che retrocedono, il paracadute magari hanno anche un lo budget Spezia, sì, no? Più importante per andare avanti. Il proprietario Volpe è uno che ha grandi capacità economiche, però rimane sempre lì, arriva ai playoff e rimane in Serie B, quindi non c'è dal punto di vista la volontà forse anche di poter sognare una Serie A, e quindi in questo bisogna avere pazienza, però come dicevo prima strutturare la società e poi magari quando hai una struttura di società sei solida anche a livello economico, è normale che poi ti posizioni in un certo livello. Antonio, che ne pensi del nuovo regolamento playoff invece della Serie B? Dei 15 punti? Sì, di 15 follia. Punti, tra terza e quarta. La follia. Completamente folle. Sì, una completamente folle, quindi già l'anno scorso, perché forse hanno avuto paura l'anno scorso che i playoff non si disputassero, beh, questo va un po' in difetto per quelli che ovviamente arrivano terzi, possono confrontarsi con una squadra arrivata a oltre 20 punti e poi magari perdere uscire clamorosamente dai playoff. Già 10 erano abbastanza. Sì, erano tanti, quindi. Infatti. Magari bisognava accorciarli, invece sono addirittura aumentati. Ci sono delle nuove regole, ora è venuta anche la VAR, parlando anche di arbitri, però sì. La VAR che sembrava che con la VAR si risolvesse tutti i problemi a livello arbitrale, ma non è così, anche perché deve essere improntata su quelle situazioni molto chiare, nette, a discrezione dell'arbitro, e già ha fatto qualche piccolo errore alla Confederation Cup, sì, c'è stata una problematica anche sulla VAR, quindi questo vuol dire che nuove regole, nuove situazioni, però poi il calcio poi è quello, insomma bisogna per certi versi anche accettarlo. Un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Michele. Ciao Antonio. Buongiorno. Ciao Michele. Ci conosciamo bene in federazione. Ah, sì, sì, ciao Michele. Niente, volevo solamente esprimere il mio pensiero. Se il Bari mettesse Furlan all'ala destra, come si chiama, la miseria, all'ala sinistra, Galano alla sinistra con un bel centravanti, penso che la squadra è con questo allenatore che c'ha cervello, benissimo, c'ha cervello, perché quando un allenatore viene da non conoscerlo a entrare in prima squadra ad allenare, io mi ricordo quando venne a Bari l'allenatore Tony Atto, che nessuno conosceva, e ci ha portato dalla C alla A. Grazie, grazie Michele. Antonio, che referenze hai su Fabio Grosso? Ma hanno parlato molto bene, ovviamente aver lavorato alla Juventus, anche se a livello primavera, e poi il suo passato ovviamente è importante, però poi, sai, il salto è quello, è un salto importante venire a Bari, però credo che l'abbia scelto il direttore, si conoscono da tanto tempo, e ho visto giocare la sua squadra proprio qui a Biteto, dove ci fu Bari-Juve, e a parte i primi 20 minuti Bari poteva fare due gol, mi sembra, mi ricordo. Poi preso in mano la situazione, una squadra che giocava a tre, mi ricordo, c'era Vogliacco, ex Bari 98, sì, c'è Vogliacco. Faceva il difensore centrale di destra, e poi vidi due o tre giocatori, fra cui il capitano, che mi sembra Clemenza il trequartista, molto bravo. Sì. Beh, giocava Ken, che ha fatto anche lui un gol di testa sul calcio d'angolo. Poi vidi due giocatori a centrocampo, uno di colore, veramente forte, mi ha impressionato. Proprio anche la capacità di non buttare mai via la palla, di impostare da dietro. Ripeto, dopo i primi 20 minuti presero il sopravvento e insomma si vedeva una squadra forte e la sua impronta, penso sì, in primavera. Credo che qui a Bari a volte successe anche in altre situazioni, un allenatore magari emergente che viene dal settore giovanile magari può essere la novità, e quindi ci auguriamo che possa anche, diciamo, far sì che questa squadra, la nuova squadra, giochi anche un buon calcio. Perché sai, iniziare a giocare un buon calcio, prendi fiducia, la gente, c'è entusiasmo, serve soprattutto i giocatori prendono Antonio certezza, Antonio. Perché quando si divertono i giocatori, si divertono anche più ad allenarsi, vedono l'ora di andare all'allenamento perché c'è proprio questa simbiosi. Giocano bene la domenica perché in allenamento curano questi aspetti. Quindi l'augurio è quello, è normale che poi bisognerà vedere la squadra che metteranno su, però insomma, per questo credo stanno facendo, mi sembra, le cose più con calma, giustamente la gente ha fretta come tutti, però in questo caso è un anno molto importante sia per Grosso ma anche per il direttore sportivo, sì, dopo quello che dopo purtroppo questa stagione è successo l'anno scorso. Si gioca tanto anche lui. Intanto chiedo all'ultimo ascoltatore di liberare la linea, sì, forse ce l'abbiamo fatta, pronto, chi è in linea? Pronto? Sì, buongiorno, sono Vito. Ciao Vito. Intanto, poco un saluto a tutte e due che siete come sempre in gamba. Grazie, buongiorno. Volevo però fare una riflessione, è possibile che tutti gli allenatori che vengono a Bari, uno manda via Rosina, l'altro non fa giocare parecchi giocatori lì in panchina come ha fatto già con il nostro centravanti che adesso si vuole dare via? Ma chi è che comanda? Questi vengono a sfasciare o vengono ad aggiustare le squadre? Perché dobbiamo rimpiangere giocatori come Dezzi, come Rosina, come tanti altri? È possibile che dobbiamo rifare ogni anno la squadra partendo da zero? Grazie, grazie. Beh, ogni allenatore poi... Non sentivo bene la domanda, non sentivo bene la voce. No, su alcuni praticamente allenatori che magari hanno preferito non puntare sui vari Rosina, su Dezzi, quindi questo poi ha penalizzato la squadra. Credo si riferisca all'anno scorso a Stellone inizialmente. Sì. C'era questa un po', diciamo... divergenza di vedute anche con il direttore Consoliano, sportivo, sì, sin dall'inizio. E quindi Rosina, Dezzi sono giocatori che in Serie B possono, fanno la differenza e potrebbero sicuramente giocare stabilmente in Serie A, e queste sono, sì, valutazioni comunque che... si prendono poi, sì, vabbè, a prescindere, poi si pensa come quindi, metterli in campo, sì. Poi se l'allenatore non lo ritiene opportuno, quest'anno non so Grosso se possa avere delle preferenze, sì. È normale che sento dire alcuni suoi calciatori della primavera che sono magari pronti per fare la Serie B, magari portarli a Bari conoscendo lui gli possono dare una mano. Però insomma lo zoccolo duro deve essere formato anche da giocatori di un certo livello. Un mix mi sta bene. Poi ovviamente, ripeto,
si conoscono bene sia Grosso che Sogliano, sono insieme e quindi faranno la squadra nel migliore. Assolutamente. Un'altra telefonata, pronto, chi c'è in linea? Ciao Cristiano, saluto a te e signor Di Gennaro, sono Mauro Giovanni. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Senti, Cristiano, noi prendiamo i giocatori in prestito, la società come fa a crescere? Non crescerà mai. Non è meglio che facciamo come il professor De Palo, che vendiamo Muriesan al Bologna e prendiamo 5-6 giocatori. Che cosa significa? Vendere un pezzo e andare in Serie C a prendere 3-4 giocatori. Grazie, grazie. Beh, bisogna dire che mai come quest'anno siamo arrivati a Muglia. È vero, stiamo andando stiamo andando indietro nel tempo. In ogni bellissimo caso... però mi piace queste cose perché c'è sempre il ricordo di quello che l'aspetto stato, proprio emozionale, la passione. In ogni caso, mai come quest'anno, comunque il Bari riparte da un parco giocatori ben più nutrito rispetto alle altre ma ci sono giocatori quindi... che scada il contratto 2018, quindi è lì molto importante, no? Come dicevi prima, il fatto di Maniera, lo stesso, sì, Romizzi, che o magari gli rifà il contratto oppure li mette sul mercato, ricede, altrimenti c'è sempre questo discorso che già a febbraio possa trovarsi l'altra squadra. Però rispetto alle passate stagioni c'è qualche giocatore in più, qualche giocatore, sì, di proprietà in più. Poi bisogna capire Brienza come ha recuperato, cosa vorrà fare, soprattutto cosa vorrà fare. Grosso e Sogliano ci puntano ancora, bisogna capire il calciatore se intende, sai, lì quando arrivi a quest'età dipende da te come ti senti, ripeto, dopo l'infortunio che lui ne ha avuti pochissimi così diciamo difficili, e quindi credo sarà... Sorridiamo perché non lo vedono i nostri telespettatori, ma c'è Gigi Frisini alle spalle che sì, l'altro giorno si divertiva a prenderci in giro vestito da leader del Giro d'Italia. Mi è piaciuto moltissimo in rosa. Dicevo appunto che poi bisognerà valutare l'aspetto proprio anche complessivo, nel senso di questi giocatori, che se riusciranno ad andare via. Non è un mercato semplice, per questo magari queste aspettative, questi ritardi ci stanno, perché è un mercato abbastanza complesso, perché devi prendere, però devi cercare anche di dare via alcuni giocatori per cercare di abbassare Montengaggi, che ricordiamolo, anche l'anno scorso è stato tra i primi. Sì, sì, il Bari era al sesto posto, quindi Montengaggi comunque elevato. Dobbiamo andare ancora in pausa pubblicitaria, tra poco. Ultimo spazio del Bianco e del Rosso TV Sport con Antonio Di Gennaro e uno scatenato Gigi Frisini alle nostre spalle, ormai incontenibile, incontenibile. Arrivano però ancora messaggi sulla pagina Facebook del TV Sport. Antonio Domenico ti chiede, della rosa della passata stagione, chi proveresti a rilanciare? Bah, difficile, sentivo dire il ritorno di Floro Flores. Saresti favorevole a un ritorno di Floro Flores? Insomma, non tanto, perché per me è un giocatore, insomma, non per me, ha fatto vedere quello che è tutto quando è arrivato, lui è Galano, soprattutto lui ha fatto la differenza. Poi non sono rimasto un po' deluso per il suo, diciamo, da un infortunio così non si è più visto, sinceramente pensavo a livello anche di leadership, di potesse dare anche qualcosa, non so cosa sia successo. Quanto meno a provare ad accelerare il rientro, essere lì con la squadra. Anche perché è un giocatore che non so se garantisca proprio 20 gol, dovrebbe fare un campionato strepitoso e magari può anche succedere. E quindi per ottenere grandi risultati sappiamo che basta vedere le tre che sono andate su, Verona, Pazzini, Ceravolo, Benevento e Antenucci, Spalle, bisogna arrivare al minimo bomber da 20 reti. Bomber da 20 gol. Però queste sono valutazioni che poi il contratto, se lui vuol venire, se la sente. Però ripeto, gli ultimi tre mesi le parti sono molto rimasto vicine, è molto, anche se io l'ho sempre ritenuto un giocatore... L'ho detto prima, no? Dopo la partita di Benevento l'avevo soprannominato il fenomeno, perché in effetti in bis lui gioca da Floro Flores. Però poi mi chiedo, negli anni che lui ha giocato anche a Chievo, anche a Udine, anche a Parma, era sempre riserva. E questo, diciamo, per le sue qualità, rapportate le sue grandi qualità, allora vuol dire forse a livello di personalità, di carattere, forse, dico io, magari manca qualcosa. Però, certo, se arriva Floro Flores con la voglia giusta e sta bene... un altro vicino, beh, insomma, già si parte con la speranza che stia bene, perché anche lui in carriera ha avuto spesso dei problemi. Se devi recuperare Brienza, devi recuperare Floro Flores, cioè dicevo, non la gente ci che può permettere troppe scommesse. Abbiamo visto il campionato di Serie B come quanto è difficile, come poi non credo altri, nel senso che non lo so, prima sentivo
l'amico ascoltatore di Furlan, no, Michele? Furlan è un giocatore che a Terni ci ha fatto ammattire sempre a noi, giocatore alla Ternana, arrivato a Bari, primo anno, secondo me c'è da, anche lì, siccome tu hai fatto un investimento, un difetto, ecco, di personalità per, esatto, quanto riguarda il, esatto, calciatore, magari con Grosso un'altra prospettiva, un'altra mente, un'altra, diciamo, un'esperienza in più, lui di un anno a Bari gli può consentire di esprimersi. Non è un goleador, non fa tanti gol, però è un giocatore che sulla fascia, se sta bene, se prende fiducia, perché io l'avevo visto veramente anche un po' timoroso. Sì, vero, timoroso. Non voleva rischiare la giocata, poi magari recuperare anche Rajčević, abbiamo fatto prima il Rajčević, suo nome. Beh, è stato, credo, l'investimento più importante, sì. 3 anni ancora di contratto, non mi fa impazzire come giocatore, però sto lungagnone a volte in Serie B può servire, sempre che venga fuori un gioco dove magari può esprimere la sua presenza in area di rigore. Un altro ascoltatore in linea, poi abbiamo anche un breve video da mostrare realizzato da Max Bocasile sul possibile ritorno di Jacopo Dezzi. Pronto, chi c'è in linea? Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio Cristiano Di Gennaro. Buongiorno. Ciao, Francesco, buon pomeriggio. Camafà. Senti, mi sfugge un particolare, ma noi l'anno scorso non compriamo tra virgolette, un centravanti del Monopoli. C'è. Che fine ha fatto quella situazione? C'è. Partirà in ritiro con la squadra. Montini. Grazie, sì, Montini, partirà. Ho detto Montini, è caduto. Non ha reso. Che non gli piace Montini. In ogni caso, sì, sarà un giocatore che verrà ovviamente testato da Grosso in Io credo che è importante, vista la situazione un po' del Bari, che questi giovani vengano valorizzati, sempre che riescano a entrare nei meccanismi, cioè bisogna stare sempre molto attenti, però questo mix, perché la valorizzazione dei giovani, creare plusvalenza, è inutile che dire, poi magari bisogna venderli, ma lo fanno tutti, in Serie A lo fanno tutti perché c'è questa necessità, però creare una tua, struttura a livello di giocatori di proprietà che possono essere valorizzati, mi riferisco anche a Scalera che è tornato al Bari, tornato, non so se magari andrà via. La Fiorentina non l'ha riscattato. Non l'ha riscattato, e questa era un'operazione che in tanti hanno, deriso tra lui e Castrovilli, però poteva essere, anzi lo era, importante per l'aspetto economico, perché andava a parare un po' anche i costi, sì, la gestione sicuro, di un anno difficile. Quindi anche perché poi tutte e due a Firenze non hanno fatto una convocazione, Castrovilli 97 gioca ancora in primavera, Scalera 98 che ha fatto benissimo nelle nazionali, ecco, sarebbe forse il momento che cominciasse e gli dessero la possibilità di esprimersi. Bari, nell'attesa di Sabelli, potrebbe essere un'alternativa. Sì, l'occasione. Per quanto riguarda Castrovilli, ovviamente di proprietà della Fiorentina, potrebbe andare in prestito alla Cremonese, quindi potrebbe... Cremonese, sono società Cremonese, Foggia, Parma sì. Alessandria è rimasta giù, sono Venezia, sì. Scusa, e quindi sono società ricche, sarà che vogliono fare grandi cose, hanno progetti importanti, e quindi il prossimo anno sarà, credo, un campionato anche di livello tecnico superiore. Un altro ascoltatore in linea, poi siamo pronti anche con il video. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, Roberto 57. Ciao Roberto. Ovviamente saluto il graditissimo e preparatissimo Di Gennaro, che non si sa ancora bene perché non riesca a entrare nei quadri, i quadri dirigenziali del Bari, visto la pioggia di nomi, queste persone semi sconosciute che sinceramente lasciano proprio fredda la piazza per quanto riguarda l'organizzazione interna. Si parla tanto di prendere persone competenti, preparate e soprattutto che sono gradite, graditissime alla piazza, che sarebbero ben contente. Vabbè, comunque, io dico mai dire mai, poi chissà. Vabbè. Lo so. Però mi meraviglio sempre un po', visto che appunto si vanno a prendere delle figure, per carità, saranno preparatissime magari, però che lasciano una certa insensibilità. Vabbè, vai con la domanda, dai. Sì, va bene, non sono tante le cose, perché da andare a prendere dall'anno scorso, io riprendo un attimo, effettivamente, come ti ha detto un ascoltatore prima, no? dei giocatori che si cambia continuamente, cioè, ma effettivamente io non ho ancora digerito, io come molti altri, la conferma di Rosina, cioè, che poi si parlava di stipendio, altro, di problemi col Catania, dello stipendio, poi alla fine è andata la Salernitana,
Cioè, perché Stellone e Zogliano sono stati così leggeri nel lasciare andare, come se una sorta di gelosia, meglio non avere tra i piedi questi giocatori bandiera che la piazza stravede, che magari un problema lo deve sostituire o non parte titolare e c'ho dei problemi, meglio farlo andare, meglio lasciarlo andare via. Grazie, grazie. Comunque bisogna dire che siamo tornati troppo indietro nel tempo, in ogni caso. Muoio solo. Se no parliamo anche con Gigi. In ogni caso, Antonio, per quanto riguarda Rosina, l'abbiamo detto prima, Dezzi, c'erano diversità di vedute tra Stellone e Sogliano. Stellone non era stato portato da Sogliano ma da Giancastro, quindi si era partiti con il piede sbagliato e mai il passato importante, sì, pensiamo a quello, al Bari, esatto, che gli al errori che verrà. Possono servire anche a, come si suol dire, no? A migliorarsi, a capire quelle che sono adesso le esigenze sono di una squadra che, visto anche il profilo allenatore, deve essere un mix di giovani e di gente che possa essere veramente, anche chi rimarrà quelli un po' tra virgolette anziani, dare il proprio contributo, capire un po' le loro motivazioni, soprattutto perché poi la testa è fondamentale. Si diceva appunto il ritorno di Floro, sì. Flores, di come sta Brienza, e quindi credo che le aspettative ci sono, perché Bari è giusto che sia così, perché è sempre una piazza molto importante, appetibile per tutti, però adesso bisogna che, diciamo, dicevo prima, stanno strutturando la società, non so quanto ci vorrà, ma credo che è importante quello soprattutto, e poi piano piano partire anche, non dico a fari spenti, magari in sordina, come si suol dire, perché poi il campionato di Serie B, se crei il gruppo forte, soprattutto se crei una filosofia di gioco, magari possono crescere tanti ragazzi, quindi i vecchi prendono anche, diciamo così, quindi ci può essere un giusto mix. E poi insomma è talmente lungo, poi c'è anche il mercato di gennaio, ricordiamolo, che è sempre un, anche se è di riparazione, però magari lì puoi anche attingere qualcosa di importante. Intervenire. E allora, Max Boccasile, per il nuovo Galletto, ha realizzato un video doppiando una scena di un celebre film di Paolo Villaggio, il ragioniere Ugo Fantozzi, l'hashtag torna a casa Dezzi, vediamo. Stasera non do un'attenzione più vibrante, si interessano, scambiano commenti. Sì, sì, partecipano, professore. Non si scambiavano commenti, parlavano tutti del possibile ritorno di Jacopo Dezzi al Bari. Il Napoli lo farebbe! Io faccio l'abbonamento, giuro! Allora, apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Scusi, posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantocci! Per me, il ritorno di Dezzi è una figata pazzesca! Va bene. Non poteva dire la cagata. No, voglio dire su Dezzi. Se tutti, torna Dezzi... Il fatto che giustamente lo vuole il Sassuolo, il suo ex allenatore. Ecco, tornando al discorso delle motivazioni. Viene a Bari, ce lo auguriamo, però deve venire con, come dire, si dimentica Sassuolo, cioè con la testa giusta, perché altrimenti poi è un ragazzo serio, perché l'abbiamo potuto constatare, è un giocatore importante. Però tu sai, ripeto, le motivazioni sono quelle che poi fanno rapportare il discorso fisico-tecnico, ma le motivazioni diventano fondamentali. Secondo te Antonio Cassano una squadra la trova? Bari? Non vuol venire a Bari, no, a parte gli scherzi. Non lo so, non si sta proponendo, da quello che leggo, Cagliari. Verona, Cagliari, lì lo metterebbe a posto Nicolai Grottaglia, se va a Cagliari lo mette a posto. E allora Antonio, noi siamo praticamente in chiusura, però dobbiamo andare a un appuntamento per questa sera 19.30 al Di Cane a Brescia, secondo Memorial Mino Barbarese. Sì, saremo tutti là, ovviamente, anche perché è un personaggio che ha fatto tanto a Bari, persona squisita, io l'ho conosciuto anche nel momento forse particolare per lui, che si stava, diciamo, cioè l'ho anche, diciamo, anche perché Michele Andrisani è un mio socio nella scuola calcio, era parente, quindi ho potuto constatare da vicino, veramente l'ha vissuto negli ultimi tempi con grande forza, grande dignità, sempre con il sorriso, e questo è molto importante. Quindi aspettiamo tutti stasera. Sì, tutti stasera ci saranno attori, ci saremo i giornalisti,
Vecchie glorie del Bari, io sì, probabilmente Tambora? Gioco. No, Tambora è in ferie, Tambora, quindi... Dopo i palleggi, dopo Tambora. I palleggi, l'abbiamo detto, si è talmente stancato che Raimondo proviamo a portarlo. Raimondo e Nitti gioca. Proviamo a portarli, ormai l'età pesa. Guastella si è infortunato purtroppo, quindi sì, si è infortunato, quindi... Quindi, vabbè, comunque, tu ci sarai, Antonio, allenatore, giocatore, come in che vesti? Sorpresa. Sorpresa, va bene. Grazie al grande Antonio Di Gennaro, grazie anche a voi, a domani con il Bianco e il Rosso TV Sport. Sì.